chiesto l'assoluzione e comunque ritenevamo che la qualificazione giuridica corretta fosse quella dell'omicidio al limite per rete intenzionale, considerato le modalità con cui è avvenuto, il luogo in cui è avvenuto, e comunque si è accertato sin dall'inizio che non c'era nessuna volontà omicidiaria nel fatto, e quindi credo che la formula più corretta sarebbe stata quella dell'omicidio preterintenzionale, così come di fatto è stata già riconosciuta in Spagna. Del resto è un processo che serve a poco, perché da qua a poco, a qualche mese, diventerà definitiva la sentenza spagnola, e quindi il processo fatto in Italia non servirà a nulla. Non potrebbe essere poi un caso preso e portato in Italia? Tra le due sentenze, quella che diventa prima definitiva e quella che poi diventerà esecutiva, quindi, ma sì, se venisse preso prima che diventi definitiva quella, sì, certamente potrebbe essere estradato in Italia, o comunque se è in Italia. Lei ovviamente non sa. No, non lo so. Comunque diciamo che la pena è stata ridimensionata di molto rispetto alla richiesta del pubblico ministero, una richiesta che non trova nessuna giustificazione, e sono state comunque escluse le aggravanti che venivano contestate.